bilancio in commissione. Per la Fondazione Torino Piemonte Musei. Controllo e monitoraggio amianto. 7 giorni in consiglio. In settimana le commissioni hanno proseguito l'esame dei disegni di legge su finanziaria e bilancio. In sanità è proseguito l'iter del provvedimento sul futuro dell'ospedale Gradenigo e in commissione ambiente quello sul riordino degli enti parco. In seduta congiunta hanno svolto le audizioni sul controllo e monitoraggio del rischio legato all'amianto. In primo piano. È proseguito nelle commissioni l'esame dei disegni di legge su finanziaria e bilancio. Tra i capitoli di spesa più rilevanti, oltre alla sanità che assorbe più dell'80% del bilancio dell'ente, i trasporti, cui sono destinati 520 milioni di euro, e le politiche sociali, cui i fondi per il 2015 ammontano poco più di 102 milioni di euro. Confermata la disponibilità di risorse della precedente programmazione per le attività produttive. La Sala dell'Orologio della città di Torino ha ospitato la riunione congiunta delle commissioni cultura del Consiglio regionale e del Comune. Al centro della discussione, la presentazione del piano di integrazione tra Fondazione Torino Musei, Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli e Associazione Torino Città Capitale Europea. Obiettivo: un nuovo modello organizzativo basato sulla programmazione e le sinergie tra enti. Le commissioni Sanità e Ambiente si sono riunite in seduta congiunta per le audizioni di enti e organizzazioni che si occupano del controllo e monitoraggio del rischio amianto. Dai dati forniti sarebbero circa 230 i nuovi casi di mesotelioma all'anno in Piemonte. Con la legge di stabilità il governo ha assegnato oltre 64 milioni di euro al sito di interesse nazionale di Casale Monferrato per la definitiva bonifica dall'amianto, che saranno stanziati attraverso la Regione. Lo spirito è sempre combattivo, ma è anche molto, come posso dire, attivo e positivo per un rilancio della città. Vogliamo dimenticare questa vicenda, anche se ogni giorno noi contiamo i morti di mesotelioma, i nuovi casi che si presentano e il cui apice sarà nel 2020. Stiamo potenziando anche la ricerca, che nel nostro ospedale è molto seguita, seguendo dei protocolli internazionali, è guidata dal professor Scagliotti, fa parte della nostra unità di ricerca di un network nazionale di 14 unità, e quindi anche questo, insomma, ci dà speranza. Su Casale Monferrato l'incidenza è estremamente elevata sul distretto sanitario, ma i tassi di incidenza determinano sicuramente la necessità di una risposta. Le diverse strategie che vengono intraprese anche dal punto di vista sanitario, vi è l'integrazione col centro ambientale amianto per la pianificazione strategica delle attività, e stiamo lavorando sul piano regionale amianto perché riteniamo che solo una pianificazione strutturata delle attività dia luogo ovviamente a interventi efficaci e in linea con le evidenze scientifiche.